Scirocco per te, ma è scirocco anche per noi dal punto di vista meteorologico. Già coloro i quali erano ieri sera sulla fascia costiera adriatica, eravamo fuori a cena nella zona di Bari, hanno potuto apprezzare come il vento, che da nord molto debole in senso orario, si è portato a nord-est, a levante, il famoso greco levante, caratteristica del basso adriatico. E stamattina, come ce ne accorgiamo per lo scirocco? Molti dicono calma di vento, però attenzione, ho letto i termometri, stamattina ci svegliamo a Bari e provincia con 28 gradi sulla fascia costiera, ed è tanto. Ah, infatti, vi ho promesso lo scirocco a partire da oggi, mercoledì, giovedì e venerdì, tempo canicolare. Toccheremo tranquillamente i 40 gradi, specialmente nel Foggiano, nel Salento, e poi non ne parliamo nelle zone interne dove ci sarà afa e tanta umidità. Però vi faccio sorridere, almeno possiamo fare così, perché da sabato, passando una perturbazione molto alta tra il nord Italia e la parte centrale, diciamo, come si dice tecnicamente, sfoga vento, quindi ci lascerà lo scirocco un debole vento di maestrale, ci lascerà senz'altro i 40 gradi e potremo apprezzare, e c'è poco da apprezzare, i 35-36 che ci faranno compagnia per diversi giorni. La pioggia è soltanto una meteora, ne parleremo forse dopo il 25 luglio. Quindi una gran massa subtropicale viene chiamata, che avanza inesorabile, quindi spazio a tanto sole con i valori massimi che poco fa vi ho descritto. Pensate che ieri abbiamo toccato, letto ai termometri, 35 di massima a Bari con 35 gradi, come anche a Foggia e Taranto, molto meno verso Brindisi e lungo la fascia costiera del canale d'Otranto. Quindi grande tasso di umidità per questi tre giorni, ripeto, mercoledì, giovedì e venerdì, forte irraggiamento, attenzione, ripeto ancora, su una scala da 1 a 11, codice 9 per i raggi ultravioletti, leggeremo i termometri 40 gradi, per il resto grandi precauzioni, tanta acqua, tanta frutta e una cena leggera per poter riposare di più nelle ore notturne. Ci vediamo domani.